Ricordo una domenica caldissima, io ero di pattuglia con altri due colleghi, in una Palermo deserta, era domenica, erano quasi tutte al mare. Noi ci trovavamo a poche centinaia di metri dalla Via D'Amelio. Stavamo soccorrendo una donna che aveva forato una gomma quando all'improvviso abbiamo sentito un boato, un tremendo boato, fortissimo, penso si sia sentito in tutta la città. Abbiamo notato immediatamente una colonna di fumo e ci siamo diretti verso la colonna di fumo che ci ha portato in Via D'Amelio. In Via D'Amelio si è presentata una scena da guerra di fronte ai nostri occhi, noi non potevamo entrare nella Via D'Amelio. Siamo rimasti all'imbocco della via, cercando di capire cosa fosse successo. All'improvviso scorgevamo una sagoma di una persona che usciva da un lato della Via D'Amelio. Era un fantasma, una persona sconcertata, confusa, bruciacchiata, con le sopracciglia bruciacchiate, ed era il nostro collega Vullo, Vullo Antonio, che in maniera molto confusa ci diceva quello che era successo, ci diceva che i colleghi erano a terra a pezzi insieme al magistrato. Noi abbiamo cercato di avvicinarci al luogo dell'esplosione, non ci riuscivamo, però ci siamo fatti un po' di spazio. Arrivato vicino allo scoppio ho notato i colleghi a pezzi, brandelli di carne, per terra, fuoco, le armi dei colleghi che sparavano da sole perché i proiettili a contatto col fuoco esplodevano. In quel momento ho avuto anche un attimo di mancamento, mi è venuto dei conati di vomito, l'aria era acre, sentivo puzza di bruciato. Mi sono diretto di nuovo verso l'uscita, non vedevamo persone vive, se non urla di persone nei palazzi. Al rientro notavo una pistola, che era la pistola di Emanuela, a terra. La raccoglievo e la portavo verso la macchina, dove ci portavamo all'ospedale per accompagnare Vullo senza attendere le ambulanze, perché il collega stava male e durante il tragitto Antonio ci ha raccontato di quello che era successo, di come erano partiti dall'abitazione del mare per dirigersi verso la casa della mamma. Appena siamo arrivati, notiziavo immediatamente la sala operativa di quello che abbiamo visto e di quello che era successo. Allora, noi eravamo vicini, abbiamo già udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo portati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Vullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Adesso io mi trovo qua all'ospedale, c'è il collega. Vorrei sapere che cosa devo fare, devo ritornare sul posto, devo rimanere qua. Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. Perciò non sappiamo se, sicuramente tutti morti i colleghi, tranne Vullo. Mentre accompagnavamo il collega Antonio Vullo all'ospedale, in quel momento mi sono sentito vuoto perché mi sono reso conto che potevano farci quello che volevano. La mafia in quel momento mi sono reso conto che era molto più forte, poteva colpirci in qualsiasi momento e come voleva. Emanuela Loi non la conoscevo personalmente, la conoscevo di vista perché eravamo comunque tutti a Palermo, anche perché io qualche tempo prima prestavo servizio all'ufficio scorte e sapevo benissimo come si effettuava il servizio e i rischi che c'erano facendo le scorte a Palermo. In particolare in quei momenti, dalla morte e dalla strage di Capaci, si respirava un'aria pesante a Palermo. Posso immaginare e posso pensare con quale stato d'animo i colleghi scortavano alcune personalità, in particolar modo il dottor Borsellino. E per questo motivo penso che i colleghi che sono morti devono essere ricordati come eroi, perché il fatto di scortare un magistrato come Borsellino, dopo tutto quello che era successo, è stato grandissimo, un senso del dovere è spiccato, anche perché era più facile andare via che rimanere a rischiare tutto quello che poi in realtà è successo.